Carabinieri, questa è un'operazione delicatissima che vi confesso ci hanno telefonato anche altri nostri competitor, come posso dire, altre aziende di distribuzione del gas per capire com'era strutturato, per capire come potessero anche loro replicarla, perché è stata un'intuizione di questo consiglio di amministrazione che ci ha permesso di incrementare gli interventi di disalimentazione dei morosi. Una piccola chiosa: il moroso non è colui che non paga la bolletta, il moroso è colui che reiteratamente non paga la bolletta, va in un contenitore che si chiama utente di ultima istanza, che è un default, che sempre gli viene assicurato il gas, che è di necessità, è un bisogno primario, ma che non può abusarne. Quindi se anche qui passano ulteriori 6 mesi e continua a non normarsi, regolarizzarsi, nonostante tutti i solleciti, quindi stiamo parlando dei furbetti, non stiamo parlando dell'anziano o del moroso o del consumatore che dimentica di pagare. È un comportamento fraudolento reiterato nel tempo che però l'autorità punisce noi se non siamo, con delle sanzioni, se non siamo capaci di intervenire a disalimentare quel contatore. Beh,